Nell'incidente stradale lungo l'autostrada A1 all'altezza di Fiano Romano, hanno tragicamente perso la vita due autisti dell'autolinea Patti Tour di Favara, Alberto Vella, 34 anni, e Daniel Giudice, 32 anni. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali. Troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille! Nella notte scorsa, un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Favara, in provincia di Agrigento. Alberto Vella, 34 anni, e Davide Giudice, noto come Daniel, 32 anni, entrambi autisti dell'autolinea Patti Tour di Favara, hanno perso la vita in circostanze cupe lungo l'autostrada A1, nei pressi di Fiano Romano. La tragedia ha coinvolto un pullman carico di speranze, con a bordo 25 immigrati che erano arrivati a Lampedusa, sperando in un futuro migliore in Italia. Alberto e Daniel avevano iniziato il loro viaggio alle 10 del giorno precedente, partendo dalla tensostruttura di Porto Empedocle. La loro missione era trasportare circa 50 migranti in Piemonte, un viaggio che doveva rappresentare un nuovo inizio per queste persone. Tuttavia, alle 2:25 del mattino successivo, l'incidente si è verificato sulla A1, tra Guidonia Montecelio e Roma Nord. Proprio nei pressi dell'area di servizio Mascherone, il pullman si è ribaltato in modo drammatico, causando ferite agli immigrati a bordo e portando alla tragica perdita dei due autisti. La risposta d'emergenza è stata immediata, con il dispiegamento di 10 ambulanze e 2 automediche per soccorrere le vittime. Alberto e Daniel, che avevano 34 e 32 anni rispettivamente, non sono sopravvissuti al terribile incidente. Dei 25 migranti feriti, 2 sono stati trasportati in condizioni critiche agli ospedali Gemelli ed Umberto I, mentre 8 hanno ricevuto cure in ospedali diversi con codice giallo. Altri 35 migranti sono stati fortunatamente illesi e sono stati affidati alle autorità prefetturali. Questa tragedia ha lasciato un'orma indelebile nella comunità e ha generato una coda di 3 km sull'autostrada A1. Gli occhi di tutti sono ora rivolti a questo drammatico evento, che ha spezzato la vita di due uomini che avevano dedicato le loro vite a servire gli altri. La notizia per il momento, è solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.